Quindi questo preparare significa che erano andate a comprare questi aromi e oli profumati ed era una quantità piuttosto consistente, perché i colleghi di Luca ci dicono erano 30 chili. Un bidone. E ci si è sempre chiesti come mai questa quantità industriale. Finalmente si è scoperto. Non è che questi aromi venissero sparsi solo sul cadavere, che tra l'altro era avvolto in bende o in tele, ma veniva anche spalmato nelle pareti dell'arcosolio. Il defunto veniva messo in questo letto di pietra che però era incastrato dentro il muro sotto un arco e quindi riempivano tutto questo loculo di profumo perché si potevano visitare i morti. I quali? E allora perché la visita ai morti fosse un qualche cosa di non disgustoso, davano ripetutamente questa mano di aromi sia alla salma sia questo loculo che le conteneva. Questo spiega il perché c'era questa enorme quantità di aromi. È stato scoperto perché i nostri archeologi hanno trovato delle tombe intatte e quindi hanno esaminato le pareti. Ed esaminando le pareti si sono accorti che erano incrostate di aromi. Da qui la spiegazione chiarissima del perché un volume così notevole di profumi. Bene, abbiamo visto il rapporto fra il giorno di sabato e il primo giorno della settimana ed è interessante che queste donne osservino ciò che è prescritto. Perché è interessante? Siamo alla fine del Vangelo. Se voi andate all'inizio del Vangelo, Luca annota che Giuseppe e Maria, come prescrive la legge, e lo ripetono tre volte, lo ripete tre volte, portano Gesù a circoncidere, offrono le colombe come riscatto per il primogenito e c'è la purificazione di Maria Vergine. È sempre come prescrive la legge, come detta la legge. Inizio, fine. C'è questo richiamo estremamente interessante. I primi cristiani, infatti, non si reputano un'altra cosa rispetto alla religione ebraica, ma si sentono di far parte della religione ebraica. Il cristianesimo nascente è pienamente convinto di essere il resto di Israele, cioè il piccolo gruppo, nella grande massa ebraica, il piccolo gruppo fedele a Yahweh fino in fondo. E il piccolo gruppo fedele fino in fondo viene chiamato resto. E i cristiani hanno questa concezione di se stessi, noi siamo il resto di Israele. Poi quando gli ebrei solennemente li cacceranno dalla sinagoga, allora prendono coscienza di essere un'altra cosa. È vero che già questo succedeva verso gli anni 80-90, ma già verso gli anni 50 la comunità cristiana, il resto di Israele, aveva già coscienza di essere una ecclesia, cioè un gruppo di persone ekkaleo, chiamare, delle persone chiamate. Ecclesia vuol dire un'assemblea di chiamati. Vediamo queste donne adesso cosa combinano. Queste donne vanno al sepolcro, trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Notate la parola sepolcro dove si trova? Si trova all'inizio. Al versetto 2. E notate dove si trova l'altra parola?
Dopo basta, no? Non mettiamo più in luce queste cose qua, ma è per abituarvi ad avere l'occhio clinico quando leggete. Le inclusioni sono sempre a ogni piezo spinto. L'importante è saperle individuare. Però se le sapete individuare, voi avete la prova di come l'autore concepiva la suddivisione dei brani. Lui narra tutto di seguito, ma anche dà delle informazioni per dire questo è un medaglione, questo è un altro medaglione, questo è un altro medaglione. Bene, in questo caso la parola sepolcro, se notate, fa da inclusione. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro, gentile, perché i suoi colleghi dicono ribaltata, bronf, è rimossa. Luca è forbitissimo. Ed entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Provate ad osservare. Signore Gesù. Le donne che erano venute con Gesù. Perché questo doppio trattamento? Qui un semplice Gesù, qua invece ci ha piazzato qualcosa di solenne. Signore Gesù, Gesù e basta. Lettera ai Filippesi, capitolo secondo. E così spieghiamo anche questa apparente anomalia. Filippesi, capitolo secondo, al versetto 5 inizia uno dei più bei testi liturgici della Chiesa nascente. È l'inno cristologico della kenosis, dello svuotamento. È un testo conosciutissimo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Questa è la prima parte dell'inno dove si parla dell'incarnazione e della morte di Gesù. Dal versetto 9 all'11 invece abbiamo la seconda parte, che è la parte della glorificazione. Per questo, cioè perché Gesù si è svuotato, versetto 7, ma svuotò se stesso, si è svuotato incarnandosi, è stato obbediente, ha accettato la morte, per questo Dio lo ha superesaltato. Non ho tradotto esaltato, va bene, ma in greco c'è una parola forzata, iperipso. Ipso vuol dire esaltare, iperipso vuol dire superesaltare, e gli donò il nome, che è al di sopra di ogni nome. Quindi questo lo superesaltò. Cosa significa? Lo ha risorto. Per questo Dio lo ha risorto e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami qual è questo nome? Signore. Kyrios. E quindi la parola Kyrios indica il Gesù risorto. Capite la finezza di Luca? Qui Gesù non è ancora risorto. E quindi le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea andava benissimo. Erano al nord, Gesù predicava in Galilea, attraversano la Samaria, arrivano a Gerusalemme che è in Giudea, le donne lo seguono. Ma Gesù è ancora un uomo che non è morto e non è risorto, quindi basta Gesù. Qui no. Perché? Perché il sepolcro è vuoto. E quindi lui è già risorto, quindi lo chiama Signore Gesù.
Capite la finezza? Chi non conosce queste cose non riesce a capire il perché di questo modo diverso di trattare la persona di Gesù. Mentre si domandava che senso avesse tutto questo, il testo greco è molto più bello. Il testo greco parla di è una cosa assurda, quindi una traduzione che non rispettasse le parole ma che rispettasse il senso del testo greco, queste si chiedevano, cioè si facevano domanda sull'assurdità. La traduzione dovrebbe essere mentre si facevano delle domande sull'assurdità del fatto. Dire si domandavano che senso avesse tutto questo, sentite che è slavato come senso. Mentre domandarsi, farsi delle domande sull'assurdità di questo, renderebbe molto meglio, ma così hanno scelto i miei colleghi che hanno tradotto dal greco. Noi veterotestamentaristi siamo più cattivi su queste cose qua. Non ammettiamo slavature del testo. Dunque, mentre si domandavano l'assurdo, perché il sepolcro è vuoto, se noi abbiamo visto deporre il corpo? Quindi l'enigma è questo sepolcro vuoto. Avevano bisogno di capire come mai questo avvenimento. Due uomini, non due evangeli, due uomini, si sono presentati in loro in abito sfolgorante, da qui comprendiamo che non si tratta di due maschietti. No? Suo marito lo vede in abiti sfolgoranti? No. Neanch'io non ho mai visto una donna in abiti sfolgoranti. Morirebbe fulminata. Anche questo è un linguaggio apocalittico. Invece di dire due angeli, due uomini in abito sfolgorante, la stessa cosa. Sono forme antiche, sono delle varianti per esprimere ciò che noi sbrigativamente con la parola angelo risolveremmo. Dunque, le donne impaurite tenevano il volto a terra, ma che? Clino. Diciamo anche noi inclinare. Inclinare deriva dal greco. La parola italiana deriva dal greco. Clino vuol dire piegarsi. Clinuson è un genitivo assoluto. Clinuson ta prosopa, il volto, eistengen, eis, verso terra. Si erano prostrate come i musulmani. Ginocchio e si erano piegate, col viso verso terra. Non è così. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, no? È che loro si piegarono faccia a terra. E quindi le donne avevano capito che si trovavano di fronte a qualche cosa che non era umano. Ma quelli dissero: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Vogliamo tradurre in termini maschili? Ma non avete capito niente. Punto di domanda. Questo sta dicendo. Ed è lo stesso atteggiamento che Gesù avrà con i discepoli di Emmaus, solo che lì Gesù è meno gentile di Luca. Lo vedremo dopo.
Cioè è un rimprovero. È come dire, adoperate la zucca. Poi c'è la spiegazione. Non è qui, è risorto, ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea. Di questo versetto ciò che è importante è questa affermazione, come vi parlò quando era ancora in Galilea. Dunque, se volete capire questo fatto che per voi è un assurdo, dovete ricordare Gesù come profeta. Lui la profezia l'aveva fatta. È interessante. Perché? Perché se noi facessimo un'indagine storica su come la Chiesa nascente ha reagito alla morte di Gesù, ricordate la prima reazione qual è stata? Che schifo. Che il nostro maestro muoia come uno schiavo su un patibolo che è non solo orrendo fisicamente, ma è orrendo anche sotto il profilo civile, perché marchia in maniera indelebile come un rifiuto della società il protagonista. E la Chiesa, inizialmente, schifata da questo, dice, bah, purtroppo era necessario che accadesse, perché se non accadeva non c'era la risurrezione. Doveva morire, perché sennò uno non risorge. E in qualche maniera doveva morire. Il secondo passaggio è proprio questo. La Chiesa nascente scopre, si ricorda, ma questa roba qua così infame, Gesù lui l'aveva prevista. E non una volta sola. Fatto sta che se voi leggete i Vangeli, per tre volte Gesù annuncia i suoi maltrattamenti, ma anche la sua risurrezione. Solo che gli apostoli, timidi, non hanno mai capito che cos'era la risurrezione. Domenica scorsa abbiamo letto la trasfigurazione di Gesù. Alla fine, scendendo, Gesù dice, muci, silenzio, non parlate, fino alla mia risurrezione. E l'Evangelista, che è un pochettino cattivello, annota che non avevano capito che cosa significasse risurrezione. Quindi per tutto l'apostolato di Gesù, questi qui non capiscono cosa intendeva dire. E probabilmente questo era il motivo per cui quel tipo di profezie fatte da Gesù era entrato nel dimenticatoio. Sarà la morte violenta del maestro che obbligherà i discepoli a recuperare nella memoria tutto ciò che il maestro aveva detto, comprese queste profezie che loro inizialmente non capivano. E quindi la morte di Gesù viene giustificata con il fatto che lui l'aveva prevista. E quindi il primo atto di fede che i discepoli fanno nei confronti del risorto non è lui è il Messia, lui è il Figlio di Dio, ma il primo passo è lui è un profeta. E voi trovate traccia di questo primo salto di fede negli Atti degli Apostoli. Facciamo un breve salto, poi torniamo indietro. Nell'episodio di Emmaus, al versetto 25, e quindi per essere esatti alla linea 97, disse loro, e troviamo quel anoetoi, questa A è micidiale, questa alfa.
Noetos vuol dire intelligente. Nous è l'intelligenza. Metanoeo cambia modo di adoperare l'intelligenza. Metanoeo noi traduciamo convertiti, ma vuol dire cambiare testa. Noetos vuol dire intelligente. Tu mettili l'alfa privativo. Gnocco. Stupido. Gnurant. Capite cosa sta dicendo? Non è un complimento. E poi dice Bradeis. Bradeis è tremendo. Quando la cardiologa vi dirà hai una bradicardia, boom, pausa. E dici arriverà l'altro battito, boom. Questi battiti molto lenti si chiamano bradicardia. Eccolo qua, il Bradeis. Bradeis vuol dire lenti, tradotto molto bene, lenti. Tecardia, di cuore. Cardia, greco, traduce lebab, ebraico. Il lebab, ebraico, è... Noi diciamo i sentimenti, no. I sentimenti in Oriente hanno la loro sede nei reni. Provo un sentimento di amore per te, i miei reni vibrano per te. Omero diceva che l'intelligenza è nelle budella, nella pancia. Per l'ebreo il cuore è la sede dell'intelligenza, ecco perché a noetoi, perché siete lenti di cuore. Il cuore è sede dell'intelligenza, ma è sede anche della volontà. Purtroppo è anche sede della intuizione. E quindi gnocchi su tutto il fronte, incapaci di adoperare l'intelligenza e senza un minimo di intuizione. Capite che non è un complimento, sono parolacce pesanti. Se tu lo dici a uno studente, i genitori ricorrono al TAR e ti cacciano dalla scuola. Quella volta Gesù non arrischiava. Dopo questi complimenti, ha rischiato di peggio, sì, povero. Dice, stolti e lenti di cuore nel credere a tutto ciò che hanno detto i profeti. Ma qui c'è un salto di qualità. Mentre gli angeli dicono alle donne, ricordate ciò che il profeta Gesù ha detto, Gesù dice... Non badate solo a quello che io vi ho preannunciato. Guardate anche a quello che i profeti nell'Antico Testamento, secoli e secoli prima di me, hanno annunciato su di me. E poi dice, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Questo è il terzo stadio della comprensione della morte di Gesù. Era necessario che morisse in qualunque modo perché altrimenti non poteva risorgere. È morto così perché si è adempiuto la profezia che lui aveva fatto. È morto così e qui hanno capito molto di più perché i profeti avevano detto... Il servo di Yahweh sarebbe morto in una maniera così ignominiosa, prendendo su di sé i nostri peccati e pagando per tutti gli uomini passati, presenti e futuri. Qui avete ormai il terzo stadio della comprensione della morte di Cristo, dove si dice il perché doveva morire così e che senso avesse questa morte.
Leggendo di corsa, capite che queste cose non si colgono. Noi torniamo indietro e andiamo a vedere questi nostri amici. Dunque, gli angeli non fanno di per sé un grande annuncio. Non dicono, venite qua che mo vi spiego io tutto. Ma dicono, la spiegazione ce l'avete dentro di voi, cercatela, perché Gesù ve l'aveva detto. E quindi gli angeli non hanno il compito di essere angeli interpreti, come voi trovate nella letteratura apocalittica, dove il veggente ha questa visione, non capisce niente, viene un angelo e dice, Nini, sta tranquillo che ti spiego, quello vuol dire questo vuol dire quest'altro, questo vuol dire quest'altro ancora. No, gli angeli dicono la spiegazione, ce l'avete voi. Se ricordate le parole del maestro, questo è un verbo magico. Ricordatevi. Perché da questo verbo nasce il Nuovo Testamento. Questa è una parola formidabile. Il Nuovo Testamento è questo. Tutto ciò che loro hanno ricordato e che è utile perché la nostra fede nasca, loro lo hanno scritto. Cos'è il Nuovo Testamento? L'esecuzione di questo comando. E memoria. Ricordatevi che è importante. Non è fantasia. Sempre per il principio storico del controllo sociale. Dovevano ricordare in maniera esatta, perché c'erano anche non discepoli di Gesù che ricordavano. E quindi il discepolo raccontando, se avesse detto balle, c'era l'altro che le diceva, amico mio, le cose non sono mica state dette così, le cose non sono mica andate così. Dunque, questo sarebbe un verbo da approfondire per capire la nascita del testo biblico. Dunque, loro fanno una sintesi di ciò che Gesù diceva. Bisogna che il Figlio dell'Uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed eccolo qua. Ed esse si ricordarono delle sue parole. E quindi la comprensione del sepolcro non viene dagli angeli, ma la comprensione di questo assurdo, il sepolcro vuoto, l'abbiamo visto prima, qui infatti notate il verbo aporeizai, sentite la parola aporia, aporeizai. Si domandavano, tua nonna si domandavano, si facevano domande su questa cosa assurda. Questo è aporeisai. Bene, loro si ricordarono delle sue parole, quindi sono le parole che fanno da interpretazione a quel fatto. Non sono gli angeli. Gli angeli dicono, mettete insieme le due cose e capirete. E loro si ricordarono delle sue parole, tornate dal sepolcro, per prime portano l'annuncio, annunciarono tutto questo agli undici, perché il dodicesimo era Penzoloni, ma anche a tutti gli altri, il che vuol dire che con gli undici c'era un bel gruppo già di cristiani, cioè di discepoli di Gesù prima del mistero pasquale, che sono rimasti fedeli a Gesù nonostante questi avvenimenti.